Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto a Milano Garibaldi. L'accaduto nel pomeriggio di giovedì 13 maggio in via Giuseppe Ferrari, sotto la stazione ferroviaria sul posto 118 e Polfer. Vano l'intervento dei soccorritori arrivati con ambulanza e automedica che non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso della vittima, che sarebbe una senza fissa dimora. Il corpo è stato scoperto in un punto in cui trovano rifugio numerosi senza tetto, i quali dormono in dimore di fortuna tra materassi a terra e coperte. A dare l'allarme, dopo essersi accorto che il 25enne non si muoveva, è stato un clochard andando in stazione a chiedere aiuto alla polizia. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare il decesso del giovane e le indagini per accertarne le cause sono affidate alla polizia ferroviaria sul posto per i rilievi. L'ipotesi al momento è quella di un malore, ma sono in corso verifiche. A gennaio, sempre nelle adiacenze delle stazioni di Garibaldi, altre due persone senza tetto che passavano le notti in strada erano state trovate morte. Un clochard abbastanza noto in zona, che trascorreva le notti e le giornate tra i binari e le vie vicine allo scalo ferroviario, era deceduto alla fine di quel mese, mentre il 2 gennaio ad essere ritrovato senza vita sotto il cavalcavia Bussa era stato un 48enne marocchino, stroncato da un mix tra patologie e freddo.